una fase nuova dell'economia nazionale. A Tavazzano, De Gasperi inaugura la prima centrale termoelettrica a metano. Lo accompagnano l'onorevole Mattei e il professor Boldrini. L'impianto è il maggiore finora costruito in Europa. Produrrà annualmente 500 milioni di kilowattora, con combustibile estratto dal nostro suolo. Troppo vicina nel ricordo la crisi dell'elettricità, perché non si veda l'importanza di quest'opera. A Corte Maggiore altre due inaugurazioni. Con l'impianto di degasolinaggio abbiamo positivamente una benzina italiana. E il metanodotto per Torino alimenta da oggi grandi industrie piemontesi.